Spostare il concorso straordinario per la stabilizzazione dei docenti precari e cambiare le sue impostazioni. Lo chiedono a gran voce le sigle sindacali della scuola che il 14 ottobre sono scese in piazza anche ad Arezzo di fronte alla prefettura. Un concorso atteso da migliaia di docenti anche in provincia di Arezzo e che adesso verrebbe svolto in piena pandemia, con molte persone in quarantena impossibilitate a sostenerlo. Purtroppo vedrà molti assenti dovuti appunto al fatto che diversi docenti già da ora si trovano in quarantena preventiva oppure sono risultati positivi al Covid e che saranno assolutamente impossibilitati a partecipare senza nemmeno per ora essere previsto delle prove suppletive che gli permettano comunque di partecipare in un secondo momento. Il pericolo purtroppo è che le prove verranno effettuate anche in regioni diverse. I docenti vogliono fare il concorso, ma lo vogliono fare in sicurezza. Questo concorso l'ha voluto il Ministero, ci sono le persone, i docenti, che ovviamente hanno il diritto di partecipare e questo diritto gli deve essere mantenuto e deve essere sacrosanto. Sono veramente molto disperati questi docenti. Stamattina, ad esempio, ma così come tutte le altre mattine, in continuazione continuano a chiamare docenti dicendo: io sono in quarantena, aspetto il concorso da 10 anni, aspetto il concorso da 4 anni e non so se potrò, come dire, poter prendere questo treno della loro vita. Questo è un danno che si fa non solo ai docenti precari ma a tutta la comunità scolastica. L'altra motivazione della manifestazione di oggi è che noi chiediamo procedure di inserimento in ruolo differenti, perché il concorso non va a risolvere il problema del turnover. È un mese e mezzo che stiamo dando le cattedre ai docenti, non arriviamo in fondo e quando il concorso avrà immesso in ruolo 66.000 docenti ci ritroveremo nuovamente con 100.000 docenti in pensione che ricreano il precariato. Noi chiediamo procedure molto più snelle che prevedano un anno di prova e un inserimento diretto in ruolo a seguito di un'esperienza acquisita e l'anno di prova svolto nella scuola.